Adesso è la volta dell'assessore Nicola Campitelli, assessore all'urbanistica, energia e rifiuti. Buongiorno a tutti, saluto la stampa, saluto le autorità e tutti quanti voi presenti questa mattina. Cercherò di essere veramente sintetico e di non sforare il tempo a disposizione, anche per rispetto dei miei colleghi, anche se non sarà semplice, perché le cose che abbiamo fatte, le cose che sono ancora da fare, ne sono veramente tantissime. Diciamo che io sono partito da un principio, la semplificazione delle autorizzazioni per quanto riguarda proprio le deleghe di mia competenza. Il principio è uno: semplificare la burocrazia, anzi abbattere, eliminare la burocrazia, quindi semplificare le autorizzazioni, ma nello stesso tempo, attenzione, ridurre anche le emissioni, perché non è che abbattiamo la burocrazia però poi moriamo di fumi, no. Abbattiamo la burocrazia, ma nello stesso tempo controlliamo e riduciamo anche i fumi e le emissioni. Quindi il risultato qual è stato? È stato abbattimento ovviamente della burocrazia, certezza per le aziende, perché molte aziende oggi non investono in Abruzzo perché vige un regime di confusione, soprattutto per le aziende che sono sottoposte quindi a procedure via, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo dato una certezza alle aziende e questo è un segnale importante. Poi riduzione dei tempi, riduzione dei costi per la pubblica amministrazione, ma nello stesso tempo quindi anche per le aziende, e soprattutto credo che l'aspetto più importante, il governo e la riduzione delle emissioni, perché le emissioni li puoi ridurre se riesci a governarle, altrimenti non riesci a ridurre. Come abbiamo fatto? Abbiamo intrapreso adottando una serie di principi, come ad esempio l'autorizzazione generalizzata che riguarda 1500 aziende abruzzesi. È un'autocertificazione, un regolamento dettagliato. Sei un'azienda performante, sei bravo, non inquini, benissimo, ti autorizzo. Se hai un'autorizzazione immediata, pensi a lavorare, pensi a produrre ricchezza, sviluppo e posti di lavoro. Questo è il nostro intento. E abbiamo per la prima volta introdotto un registro online per la vittimazione. Siamo passati dal cartaceo al sistema online. 500 aziende abruzzese non vengono più in regione a vidimare il cartaceo, bensì lo fanno dalla loro azienda, risparmiando tempo, costi, benzina, e anche questo è il principio della sostenibilità ambientale e climatica. Abbiamo introdotto per la prima volta un regolamento per le emissioni diffuso dalle cave, che non esisteva. Noi abbiamo 400 cave, di cui 250 sono attive. E abbiamo introdotto questo regolamento che regolamenta le emissioni da cave. In altre parole, qual è il messaggio che ho voluto lanciare per quanto riguarda il sistema energetico e del risparmio energetico, della sostenibilità climatica? È che le imprese, le aziende non devono perdere tempo dietro la burocrazia nel riempire i moduli, devono investire il loro tempo per creare ricchezza e sviluppo per il nostro territorio, per creare posti di lavoro, perché ne abbiamo bisogno, e magari insieme a noi, insieme a questo governo regionale, cercare di rialzare la testa a questa nostra cara regione. Il sistema rifiuti, la governance dei rifiuti, ho cercato in questi primi 6 mesi di far passare un messaggio importante con tutti gli operatori, con la pubblica amministrazione, con tutti gli attori che ruotano intorno al sistema dei rifiuti. Portare meno materiale in discarica, perché meno portiamo in discarica e meno discariche avremo bisogno da qui al prossimo futuro. Anche perché è ovvio che non possiamo immaginare di continuare, il futuro non può essere quello di continuare a immaginare di mettere i rifiuti sottoterra. Bisogna sostenere un principio che guarda verso il futuro, un futuro che è l'economia circolare, lo dice la parola stessa. Dobbiamo passare dall'economia lineare, quella della grande produzione di rifiuti, a un'economia che si rigenera.
Il rifiuto non deve essere più un problema, ma deve essere una risorsa. Ma per fare questo ovviamente ci vuole una grande attività di presenza, di comunicazione, come disse prima anche, come diceva il mio collega, il vicepresidente, forse dobbiamo essere più bravi a comunicare e ci dobbiamo impegnare di più, perché dobbiamo sostenere i tre principi cardini che sono i tre pilastri che sostengono l'economia circolare. Meno produzione di rifiuti, eliminare il concetto dell'usa e getta, sostenere il concetto del riuso di un bene e soprattutto investire in tutte quelle attività che guardano verso il recupero e il riciclaggio dei rifiuti, quindi investire sostanzialmente negli impianti di valorizzazione dei rifiuti. Ed è questo quello che abbiamo fatto firmando pochi mesi fa un accordo di programma con il Ministero dell'Ambiente che vede finanziare 11 milioni di euro in piani di valorizzazione dei rifiuti proprio nella nostra regione. Stiamo lavorando e stiamo predisponendo gli ultimi atti per finanziare 5 milioni di euro per dare ai comuni per i centri di raccolta, 20 milioni di euro per la bonifica da amianto per gli ospedali e le scuole. Questo è il nostro intento. E soprattutto voglio ricordare che il governo precedente ci ha lasciato un'eredità non facile. Solo dopo pochi giorni dal nostro insediamento abbiamo avuto un sequestro importante, prima lo accennava anche il Presidente, il sequestro della discarica di Cupello, che avrebbe portato sicuramente a un'emergenza sanitaria se non l'avessimo affrontato con la massima, con coraggio, trasparenza, dignità e soprattutto dando un taglio con il passato. Abbiamo affrontato insieme ai sindaci del territorio, insieme ad altri consiglieri del territorio che ci hanno permesso effettivamente di scongiurare un'emergenza sanitaria. Cercherò di andare molto veloce perché capisco che sto andando, voglio dire soltanto le ultime due cose, che ci hanno lasciato due cose, credo due tegole importanti oltre all'emergenza rifiuti, e che sono il regolamento edilizio tipo che stava bloccando le edilizie e le costruzioni nella nostra regione, perché i comuni non potevano rilasciare più i permessi a costruire perché le norme tecniche attuazione dei comuni andavano in contrasto con il RET, che la precedente giunta, forse incapace, l'ha recepito tale e quale. E questo stava bloccando l'edilizia e l'economia della nostra regione nell'ambito delle costruzioni. E poi un ultimo appunto lo voglio dare soprattutto alla legge sui trabocchi. Qui appena ci siamo insediati avevamo, lo stato di fatto era che i trabocchi erano chiusi, e dopo anni di investimento da parte della politica anche in termini economici avremmo avuto una costa dei trabocchi senza trabocchi, sarebbe stato un danno di immagine economico e anche occupazione della nostra terra. La precedente giunta, nonostante fosse a conoscenza di questo problema, ha messo la testa sotto la sabbia e non ha mai affrontato e non ha fatto nulla rispetto a questo argomento. Noi siamo andati a una velocità supersonica rispetto a questo argomento e in un mese, grazie anche al lavoro fatto da parte del Consiglio, del Presidente del Consiglio e altri colleghi assessori, abbiamo approvato una legge regionale sui trabocchi che innanzitutto ha rimesso ordine e chiarezza, quello che si può fare e quello che non si può fare, e poi abbiamo salvato una stagione estiva e oggi stiamo lavorando ad una legge che sicuramente sarà più organica e che contemplerà la realtà totale di quella costa, compresa la Via Verde, che sarà sicuramente un'attrazione importante, un nuovo polo produttivo accanto a quello dell'industria, capace di creare ricchezza e posti di lavoro, proprio sostenuto dalla mobilità sostenibile. Grazie. Chiedo scusa. Grazie assessore. Sicuramente il tema ambientale è il tema di attualità, di fortissima attualità, quindi è chiaro che merita tutto il tempo.